Allora, buongiorno, seduta di consiglio del 6 agosto del 2021. Dottoressa Calderone, possiamo predisporre l'appello? Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio di giorno 6 agosto 2021, ore 9:09. Sant'Angelo. Assente. Adelfio. Assente. Bruschetta. Presente. Ulemi. Presente. Ilardi. Assente. Prester. Assente. Quartararo. Presente. Rappa. Presente. Tarantino. Presente. E Terranova. Presente. Allora, sono presenti sei consiglieri. Aspettate, è assente Adelfio, Sant'Angelo, Ilardi e È presto. Cassa e Prester. Quindi sono presenti sei consiglieri. Il numero legale c'è, il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Buon lavoro. Sì, grazie dottoressa. Allora, scrutatori Bruschetta, Terranova e Tarantino. Iniziamo con i lavori dando lettura delle richieste pervenute in circoscrizione. Allora, abbiamo un sollecito del consigliere Tarantino che sollecita l'urgente bonifica e svuotamento contenitori via Lori, lato Monte, tratto limitrofo di via Falso Niente. Poi abbiamo una richiesta di serbo in fondo Bagnara con la presente su richiesta del sottoscritto Francesco Terranova, consigliere della terza, considerate le segnalazioni dei cittadini residenti, si chiede un intervento per il diserbo nella via in oggetto. Poi abbiamo una rimozione rifiuti solidi abbandonati nelle campane raccolta differenziata via Sebastiano La Franca. Ti chiede con cortese sollecitudine alla Presidenza di inoltrare alla competente azienda RAP quanto richiesto in oggetto. Da settimane le campane raccolta differenziata sono stracolme di RSU, il sito versa in condizioni igienico-sanitarie gravi. E poi vi è un sollecito rimozione rifiuti ingombranti in via Brasca del consigliere Francesco Terranova e un sollecito rimozione rifiuti ingombranti in via Santa Maria di Gesù del consigliere Terranova. Non ho altro. Perfetto, grazie, dottoressa. Alle 9:10 è entrato il consigliere Adelfio. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, perfetto. Allora, proseguiamo con i lavori, dando parola a qualche consigliere che vuole dare qualche comunicazione, se c'è qualcuno che vuole dare comunicazione. Presidente, sono Tarantino, posso? Vi prego, Vi consigliere. prego, consigliere. Niente, volevo informare il Consiglio che l'impianto di illuminazione notturna del centro sportivo Bonagia è stato ripristinato tempestivamente. Già, diciamo, siamo tornati al punto di prima, però già il fatto che sia illuminato anche di notte è importante. Niente, per quanto riguarda la situazione generale della spazzatura, diciamo che ancora ci sono alcuni siti che occorre bonificare. Naturalmente salterà sicuramente, come sto notando, la raccolta, diciamo, giornaliera da altre postazioni, però sperando che magari questa mancata raccolta, diciamo, giornaliera nelle postazioni in cui, diciamo, non avevano problemi, possa far sì che nel breve tempo siano ripulite le altre dove le strade a volte sono anche strette e c'è molta spazzatura. Grazie Presidente. No, grazie a te. Quindi, questo impianto è arrivata appunto questa nota, se dando conferma tu che
l'impianto è stato riattivato. Non ho notizie invece, almeno sino ad oggi, a stamattina, se hanno iniziato gli interventi di bonifica in tutto il territorio per la rimozione di questi cumuli di immondizia. La situazione è veramente grave. Stiamo subendo questa situazione tutti noi, quindi dobbiamo solamente, non dico avere pazienza, perché la pazienza oramai l'hanno persa tutti, c'è molta sfiducia, veramente c'è anche la rassegnazione, stiamo vivendo una condizione veramente pessima. Girare il territorio e vedere questi cumuli di immondizia fa veramente male. Purtroppo siamo impotenti in questa situazione. Giusto fare le segnalazioni, però è tutto il territorio preso di mira. Poi io non ho visto che sono entrati addirittura a regime pure la raccolta tradizionale, al di là dico che si sa che bisogna bonificare attraverso dei mezzi particolari tutte queste aree. Cioè, vi lascio immaginare. Sapete cosa significa con questi cumuli immondizi, il caldo, i cattivi odori, come sta vivendo la nostra, il nostro territorio. Bene, ci sono altri interventi? Sì, Presidente, posso? Prego, consigliere. Io oggi faccio un intervento abbastanza polemico nei confronti di quello che ho visto ieri, e mi riferisco ai passaggi televisivi dell'assessore Catania, molto compiaciuto per l'inaugurazione della cosiddetta area pedonale del Cassaro, che prima era in realtà ZTL, ora è stata con una serie di ordinanze a tutti gli effetti pedonalizzata, e ho visto un suo passaggio molto compiaciuto sulle TV locali. Poi finisce l'assessore Catania e vedo altrettanta compiaciuta l'assessore Mantegna che va a inaugurare la riapertura della città dei ragazzi. Dico, Presidente, sono delle cose che uno si può compiacere senz'altro, mi sono compiaciuto anch'io di queste nuove aperture e aree pedonalizzate, però ricorderei agli assessori che abbiamo più volte invitato, in questo momento sicuramente non l'assessore Mantegna, ma l'assessore Catania, forse abbiamo inviato almeno 4-5 inviti per discutere di problematiche serie che riguardano il nostro territorio. Una su tutte, ricordo il ponte monumentale Oreto, e ancora i cittadini della zona Oreto Bassa che aspettano un mezzo pubblico che li possa portare, soprattutto in queste giornate di caldo, nella zona centrale di Palermo, perché la zona Oreto Bassa è totalmente scollegata da mezzi pubblici dalla città. Vorrei con altrettanto compiacimento che l'assessore Catania partecipasse alle nostre sedute e rispondesse ai nostri inviti, non solo come fa sempre alle pedonalizzazioni e alle chiusure, perché ricordo che chiudere una strada è abbastanza semplice, basta mettere un senso unico e quattro panchine. Ormai si è specializzato l'assessore Catania in questo. Non lo vedo altrettanto specializzato a risolvere i problemi delle periferie, Presidente. Prego, ho finito. Grazie, con te Guattara. Prego, consigliere Bruschetti. Sì, grazie. Non posso che condividere chiaramente quanto detto al consigliere Quartararo. Chiaramente, appunto, sono, diciamo, queste manifestazioni, per carità, che ben vengano queste inaugurazioni, però, come ha ben detto, la situazione chiaramente della città è disastrosa, lo dimostrano i tanti problemi, quindi ha ragione perfettamente
perché quantomeno ci mettesse la faccia e si presentasse. Pazienza, questo lo sappiamo ormai, al momento delle votazioni chiaramente i palermitani daranno il loro giudizio. Io, Presidente, volevo un pochino cambiare argomento perché purtroppo continuo ad assistere a una situazione che chiaramente non mi piace. Con Zembruschetta ha problemi di linea, è rimasto bloccato. Presidente, posso? Prego, consigliere. Fa tempo che si ricollega. No, niente, ritornando al discorso fatto ora, dico, questo dimostra anche pure diciamo il distacco che c'è tra l'amministrazione e le circoscrizioni, perché ci sono tanti problemi evidenti che noi vediamo, riscontriamo tutti, però c'è poco dialogo, c'è poca collaborazione e quindi questo non consente di affrontare bene a volte i problemi che ci sono, quindi vengono semplicemente rimandati. Sì, mi ero segnato in passato, poi pensando che... Sì, Saverio, un attimo solo. Saverio, non abbiamo... Scusami... Mi sentite? Andate via la linea, quindi... Sì. Sì. Non so dove siete arrivati. Aspetta, faccio concludere un attimo a Tarantino e poi riprendi la parola tu, d'accordo? Un secondo solo. E quindi questo volevo dire, appunto, che questa mancanza di dialogo tra l'amministrazione, che sia Catania o che sia o altri settori del nostro comune, questa mancanza di comunicazione non fa altro che, appunto, come dicevo poco fa, non affrontare i problemi o rimandarli. Quindi questa è anche una pecca che ancora oggi si verifica. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Bruschetta. Se può ripetere il passaggio ultimo, perché non... Sì, Presidente, mi riferisco appunto alla situazione incresciosa che ho assistito, che avevo già assistito, però pensavo appunto con la pandemia che andava a scemare, quindi il problema si sarebbe risolto. Il problema, l'ufficio postale, per quanto riguarda l'ora di punta, e parliamo dopo le 11, comincia a picchiare il sole e purtroppo si entra soltanto 3 alla volta secondo gli sportelli che sono aperti, mentre prima addirittura ne entravano anche altri 3 persone che si sedevano quantomeno dentro con l'aria condizionata. Ora le persone devono stare fuori, chiaramente per chi è giovane, chi chiaramente sta bene di salute non è un problema, ma assistere a persone a 70 anni, 60 anni che non hanno diciamo lascia passare per problemi appunto sanitari, se non diciamo c'è la buona volontà di tutti di fare passare, devono assistere devono aspettare il proprio turno, quindi iscriversi là, ed è una qualcosa veramente incresciosa, perché abbiamo assistito a 40-45 gradi, stare fuori all'aperto, cioè è ancora diciamo l'ufficio postale. Io ne avevo richiesto a suo tempo, avevamo parlato di creare appunto dei gazebo. Ora appare evidente che non si può più transigere da questo punto di vista. Io stamattina, ieri sera, l'avevo provato, se trovavo un'email appunto da mandare all'ufficio postale, ma non ho trovato diciamo come trasmettere, quindi penso che oggi o domani mi recherò all'ufficio postale proprio per chiedere l'indirizzo e trasmettere sia all'ufficio postale diciamo di riferimento di Oreto, sia alla direzione che sarà, suppongo, via Osonia, o dove c'è la direzione generale, gli uffici, di al più presto di installare veramente i gazebo per dare la possibilità alle persone di non poter stare diciamo al fuoco cocente, al sole, nelle ore di punta, cioè vedere le persone poverine che cercavano l'angolino dell'ombra a quelle ore di attesa, perché parliamo che purtroppo ormai l'ufficio postale delle poste e quello della Vioreto è diventato un'app centrale proprio perché fa orari continuativi,
sviluppa una marea di attività e quindi, voglio dire, è molto frequentato da tantissime persone. Quindi appare evidente che questa è una situazione di disagio che purtroppo non può continuare. Quindi, ripeto, al più presto mi recherò all'ufficio postale, verificare appunto a chi mandare una richiesta a nome del Consiglio, e chiaramente la nostra circoscrizione, penso che tutti quanti ne sarete d'accordo affinché si possa fare questa pressione, e di trovare un metodo, perché non è possibile, perché, ripeto, la situazione della pandemia a quanto pare non potrà sicuramente finire, ma andrà sicuramente a aumentare, lo vediamo, diciamo, con i dati giornalieri di questa variante che non fa altro che crescere. E quindi, Presidente, ecco, volevo comunicare questa situazione incresciosa che abbiamo e che dobbiamo cercare quantomeno di alleviare e fare le nostre richieste all'ufficio postale. Grazie, Presidente. Yeah. Buongiorno a tutti. Presidente Sant'Angelo. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Stavamo discutendo su delle problematiche varie sul nostro territorio. Credo che ce ne siano un bel po' in questo momento. Sì. Parlavamo appunto questo dell'ufficio postale, sì. Sì, alcuni disagi che stavamo mettendo in evidenza dal consigliere Bruschetta. Sì. Ma legato all'ufficio postale, perché i disagi dovuti all'ufficio postale? Il problema è questo, Presidente, non l'ufficio postale, è un problema che purtroppo fanno entrare soltanto al momento dei problemi di sicurezza, di Covid, soltanto 3 persone, 4 persone, quelle che possono servire agli sportelli. Chiaramente persone anziane che vengono, che hanno un turno quantomeno da aspettare 30-40 persone, con un caldo in queste condizioni, purtroppo ci sono delle situazioni che non possono stare fuori ad aspettare. Chiaramente se le persone di buona volontà le fanno passare ogni tanto, perché ho assistito principalmente pure io ieri una persona di 70 anni cortesemente dice: mi fate passare perché non posso stare. Giustamente non tutti chiaramente hanno, diciamo, le patologie magari per passare, però è impossibile, perché c'è una media di aspettare almeno un'ora e mezza ogni volta che si va lì, se non si ha, diciamo, la priorità. Quindi mi pare un qualcosa che bisogna fare pressione all'ufficio che installi dei gazebo. Ho visto per esempio già alla farmacia che c'è in Vioreto Alta, Scimega, che fa dei gazebo proprio in attesa, perché le persone con un caldo che abbiamo da queste parti, ma anche più in là quando pioverà, una volta che purtroppo la pandemia non permetterà più di entrare, soltanto 3-4 persone alla volta, quando, diciamo, ripeto, la media di attesa è più di un'ora e mezza, perché è, diciamo, frequentatissimo, chiaramente porta le persone a stare poco bene, ecco. Poi c'è un'altra cosa: questo ufficio postale nostro, questo è il più grosso, diciamo, e questo è esposto tantissimo al sole, non c'è nemmeno un minimo di come potersi proteggere dal sole. Sì, quindi, ho assistito io ieri direttamente, Presidente, alle 11:30. Non c'è più ombra. Un problema legato a tutti gli uffici postali. Addirittura, guarda, io la settimana scorsa sono stato in banca. Io ad esempio questa cosa non la sapevo. Le banche, per via del Covid, dicevano soltanto di mattina. Dico, chi se lo pare, poi un'esagerazione incredibile. Di pomeriggio non fanno più sportello. Cioè, allora, diciamo che in realtà le poste utilizza un metodo che però non è di facile accesso per tutti, e lo comprendo. Cioè quello della prenotazione. Però siccome ha troppo flussi di persone, quindi molti non riescono a prenotarsi, oppure pensano all'ultimo, ed è giusto, ed è chiaro, è giusto che si creano degli strumenti alternativi appunto per poter gestire al meglio tutte queste persone, perché è chiaro, aspettare un'ora sotto il sole non è facile. Ma poi specialmente con queste temperature che abbiamo avuto in questi giorni, non sono d'accordissimo, sono d'accordo. Vabbè, dico, possiamo, però dico, giustamente adesso è un periodo un po' così, un po'... No, dicevo, Presidente, domani... Presidente, dicevo, appunto, io domani mi recherò, appunto, perché ho cercato l'email tramite, diciamo, internet, ma non ho trovato l'email. Io mi recherò all'ufficio, chiederò appunto l'indirizzo e trasmetterò una nota, se
siete tutti d'accordo, assolutamente, perché, sì, assolutamente sì, perché giustamente ora saremo fermi. Saremo fermi, poi, però poi, Saverio, ti giro il contatto del responsabile del dei, sì, diciamo della dirigente no, non è dirigente, e lei è responsabile, non mi ricordo che tipo di responsabilità, però è responsabile di tutti gli uffici postali palermitani. Perfetto, cioè, grazie, del genere. Okay. Così mi faccio dare un'email a chi... diverse volte, sì. Va bene, grazie. Siamo sul problema in maniera tale da averlo diretto. Sì, se me lo gira, presidente, che faccio una nota, poi appena chiudiamo te lo giro immediatamente. Grazie. Prego. Se non erro, c'era qualcuno che ha alzato la mano. Prego. Sì, io presidente. Prego, consigliere. Intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda questa problematica delle poste, presidente, mi è toccato pure a me in settimana che avevo delle cose da pagare, presidente, e l'abbiamo portato dove noi siamo per adesso in ferie. E praticamente, visto che io ho un'isola, alle poste quello che sono proprio c'erano proprio un minimo di persone, per questo non mi sono recato a pagarle proprio a Palermo. Abbiamo preferito pagarle qua dove siamo noi, che non c'era quasi nessuno. Poi a Palermo è una problematica per quanto riguarda le persone che stanno fuori, che prendono turni, persone che anziane, che addirittura che chiamano le ambulanze che svengono, presidente. È una problematica che come mai ancora non si prende a cura diciamo di questo servizio. Con la Partararo mi sembra che addietro abbia fatto delle segnalazioni riguardo la nostra posta, questa grande, ma ancora non abbiamo avuto nessuna risposta sia dal dirigente che dell'ente posta. Grazie presidente. Prego. Purtroppo queste sono aziende che insomma in qualche maniera, però devo dire che in passato quando abbiamo riscontrato anche quando ci fu un problema, io non ricordo adesso che tipo di problema c'è stato con le poste nel nostro territorio, devo dire che si sono messi molto a disposizione il dirigente, ecco. Quindi non credo ci siano grossi problemi. Certo, poi per l'attuazione del per quanto riguarda i gazebi, dico l'attuazione del piano, poi questo dico non credo dipenda dal dirigente singolo dell'ufficio postale, ma dipenda un po' di tutto l'organo dell'ufficio postale, ecco. Però nulla vieta che noi possiamo inoltrare richieste e possiamo incontrarle, ecco. Va bene. Ci sono altri interventi? Consigliere Gulemi. No, credo di no, perché già diciamo molti consiglieri hanno fatto i loro interventi. Ok. Consigliere Quartararo lamentava anche il consigliere Pester. No, già sono stati fatti diversi interventi. No, niente, io volevo riaffrontare nuovamente quello che è il problema rifiuti, la raccolta rifiuti. Dico, non so se l'avete trattato, adesso in consiglio mi sono collegato un po' in ritardo. Però dico ancora, ci sono le zone completamente invase da rifiuti. No, è tutto. Allora, qualcosa si è visto, qualcosa di pulizia, diciamo, qualcosa si è smosso, però in questo momento dico, ci sono delle strade totalmente invase. Io non capisco come, cioè chi controlla, cioè non c'è nessuno che controlla, io non ci credo che non ci sia nessuno che controlla, che faccia delle segnalazioni su quelle che sono i siti più importanti e più in base. Boh, non lo capisco. Dico, incontriamoli nuovamente appena al rientro dello stop per il mese di agosto. Incontriamoli nuovamente la dirigenza della RAP. Sì, vediamo se c'è un piano diverso, se stanno facendo qualcosa. Dico, almeno per capire, io non lo so. Boh. L'ultima volta che ci siamo incontrati era proprio a margine di questa ennesima situazione che si è venuta nuovamente a creare di questo disagio che viviamo. Tra l'altro giorni prima
il presidente della RAP aveva dichiarato che, e purtroppo è stato smentito, aveva dichiarato che emergenze di questo genere non ce ne sarebbero state più. Qua è un problema, dico, lo sappiamo tutti, stavolta non è né di maschere piene, ma di, né di questo è proprio mezzi un problema di proprio di gestione un problema legato al personale, agli sindacati che hanno deciso di fare di fare di fare questa chiamiamolo sciopero, non lo so, neanche il termine, questa protesta. Questa, chiamiamola questa protesta, però è chiaro l'abbiamo sempre ribadito noi, presumo pure gli altri, le altre circoscrizioni, il piano B lo devono avere sempre a portata di mano quando succedono queste cose. Io ora ripeto, non so se effettivamente sono entrati a regime perlomeno a togliere la diciamo a svuotare i cassonetti pieni, perché è chiaro che dovranno utilizzare poi i mezzi appropriati per fare le bonifiche, però troppo tempo, presidente, troppo. Sì, sì, sì. Ora mai vince la rassegnazione. Fa male girare il territorio e vedere questi punti pieni di immondizia e noi essere impotenti. Io non me ne faccio una colpa, perché è chiaro che non dipende da noi da questo, però guardi, non c'è sensibilità neanche da parte del sindaco, dell'amministrazione, del prefetto a questo punto, che indipendentemente non deve essere sollecitato dal sindaco per gestire una cosa del genere. Qua veramente, non lo so, si deve commissariare. Io questo quello, le responsabilità che vanno al di là della normale amministrazione. Bravo. Io quello che non capisco, perché il Consiglio Comunale in questo momento non alza delle barricate nei confronti dell'amministrazione, chiedendo proprio un commissariamento a questa di questa azienda, perché è improponibile che questa azienda continui ad esercitare un esercizio non vale, un esercizio non efficiente per quelle che sono le esigenze palermitane. Non lo capisco. Qua il Consiglio Comunale non c'è nessuna reazione, né da parte della maggioranza, né tantomeno di quella dell'opposizione. Non capisco per quale motivo. Se non ci fosse questo, io ancora non ho sentito nessun consigliere comunale. Dico, no, niente. Questo è il problema. Sono tutti legati al fatto politico, che poi, secondo me, questo è anche un fatto politico. Quindi dovrebbe entrare in pieno nelle funzioni del Consiglio Comunale, però non si capisce perché non c'è nessuna reazione. Aspettiamo, vediamo che succede. E tanto più, cioè, nessuno interviene anche sotto l'aspetto grave della situazione igienico-sanitaria. Perché se un comportamento del genere fosse stato assunto da un'azienda privata, stai tranquillo, già quell'azienda non commissariata, ma chiusa direttamente, l'avrebbero fatta chiudere, questo te lo posso garantire. E invece qua continua a persistere un andazzo di questo tipo, fregandosene di quello che potrebbe essere le addirittura ho visto in via Palmerino c'è la strada chiusa, sì, la strada chiusa e piena di rifiuti. Però ieri l'ho vista pure io, che veniva la via Paruta. Ma qua parliamo veramente, ma sta diventando una loro. Io non so com'è che la gente a questo punto non fa. C'è la rassegnazione. C'è la rassegnazione. E qua non parliamo di spazzatura, tipo oramai lo spazzino. Oggi leggevo, dovrebbero assumere 300 spazzini, quindi danno una giustificazione al fatto che lo spazzamento non funziona. Assumere 300 spazzini significa tipo concorsi, cose e quant'altro. No, 5-6 anni, dico, conoscendo i tempi della burocrazia. Ma detto questo, qua c'è un problema di igiene pubblica, un serio rischio di igiene pubblica, cioè, perché così come è successo in via Palmerina, anche in via Villa Grazia, noi parliamo che neanche 2,5 metri ci sono le abitazioni, cioè, lasciamoci immaginare un attimino questi che aprono
la finestra, specialmente in questo periodo. È impossibile, una cosa del genere. E io ripeto, non vedo, come le dici tu, cioè non vedo la politica fare delle barricate, basta, ci alzeremo tutto, ma qua dobbiamo risolvere questo problema e poi se andiamo a scendere per altre pizzerie in consiglio lo facciamo. Ma in questo momento bisogna che si crei una squadra di 50 consiglieri comunali che debbano risolvere questo problema. Questo è un problema serio, per tutta la città. Qua non c'è più un colore politico, va. Cioè, secondo me qua vanno assunte le responsabilità ben definite e come dire, e far piangere a chi deve piangere, cioè, nel senso cercare di iniziare a dare dei segnali forti su quelle che sono le responsabilità. E invece qua no, qua si continua, persiste così. Se tu vedi, noi affrontiamo il problema sulle responsabilità di questa azienda, non c'è nessuno che ha responsabilità su quello che sta succedendo. Nessuno. Qua ha la responsabilità tutta l'azienda e nessuno ha responsabilità. Non si capisce questa situazione. Quindi fino a quando non ci sarà un responsabile che possa in qualche maniera farsi carico di quello che sta succedendo, qua secondo me funzionerà sempre in questo modo. Io da responsabile, cioè, io non ho strumenti per poter rispondere, io ce lo faccio presente, mollo tutto, dico è chiaro, ma se questa situazione è in questo limbo che non... comunque. No, qua tra l'altro la gente presa da esasperazione dà fuoco a questi cumuli di rifiuti, no? L'aria è irrespirabile. Qua hanno dato fuoco di nuovo in via Emanuele Paternò a tutta la discarica che ormai c'è, e anche la raccoglieranno più perché è diventata rifiuto speciale, quindi hanno avuto anche l'assist per non raccogliere i rifiuti. Mi fa impazzire il fatto che i dirigenti, i presidenti cambiano, i presidenti vengono fatti fuori a colpa di colori politici, ma non si guarda a quello che è il bene dell'azienda, cioè il funzionamento dell'azienda stessa. Qua si parla soltanto di poltrone, tu sei con me, no, contro di me sei fuori, non è legato al funzionamento giusto dell'azienda, qua è solo legato al colore politico. Quindi di cosa parliamo? Fino a quando non si riuscirà a risolvere questa azienda è destinata ad essere un fallimento continuo. Un parlamento continuo. Presidente, se posso, ha alzato la mano. Sì, prego, prego. Grazie, non riesco Presidente. A vedere stamanina alzata, ma non capisco perché. Ho fatto già da un po' di fa, Presidente. E io, niente, Presidente, io volevo dire, ma anche, diciamo che l'azienda ha tutte queste problematiche, ma non avvisa né i social, né TG, proprio è un silenzio proprio totale. Poi non sono d'accordo con quello che dice lei, Presidente, per il fattore del colore politico della poltrona, perché sino ad oggi il caro signor Sindaco Leluca Orlando muove sempre, come dico sempre, come ribadisco sempre io, le pedine a modo suo. Come abbiamo visto che l'operato del dottore Norata stava funzionando abbastanza bene, non è che stava funzionando male, ne abbiamo avuto a conoscenza che è stato anche in videoconferenza con noi, dottore Norata, di una preparazione. Dottor Donato, abbastanza esaustiva, abbiamo fatto anche dei complimenti, che si era rimossa qualcosa anche nella nostra circoscrizione, nella tutta Palermo. Poi si capisce che si è portato a prendere le persone che sono preparate e poi ad un tratto li fa fuori. Perché penso che il dottore Norata non era un colore politico, ma era un colore politico dell'amministrazione, sta funzionando bene. Poi non si capisce quali sono le problematiche. L'abbiamo avuto questa problematica qualche mese addietro e si conferma di nuovo, non sapendo quali sono le motivazioni. Stesso se manca personale, se mancano dirigenti, non si riesce a capire niente. Io parlando con qualche operatore ecologico mi diceva che sono di più i dirigenti, i presidenti che non gli operatori. Il reddito di cittadinanza,
li mettono di buon uso. Poi volevo dire, Presidente, l'ultima cosa e chiudo. L'ultimamente, se non è qualche anno addietro, è stato dato, mi sembra, 60 milioni di euro all'azienda RAP, quella che sia, per gli altri 10 anni. Ma dove sono i servizi? Per altri 10 anni. Se già si inizia male, da subito, pensa fra 10 anni come ci ritroveremo, Presidente. No, io tornando al discorso della responsabilità dei consiglieri, perché dico questo? Perché i consiglieri hanno uno strumento in mano che noi non abbiamo, che è il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, io mi ricordo quando ai tempi ancora ero un ragazzino, quando la politica, diciamo, faceva sentire il suo peso per ogni cosa che succedeva e per ogni cosa che andava contro quello che era la cittadinanza e il potere, come dire, e il potere di voto. Il fatto che il Consiglio Comunale ha uno strumento in mano che è micidiale, che è quello del Consiglio Comunale stesso. Io in questo momento, io consigliere comunale, io occuperei l'aula consiliare e non mi muoverei da lì fino a quando non venga commissariato l'azienda RAP, perché qua non parliamo di servizi tipo, che ti posso dire, il trasporto pubblico, che ha un suo peso, per carità, ma qua parliamo di salute, qua parliamo di igiene ambientale, parliamo di igiene e salute. Quindi ecco perché dico il Consiglio Comunale, ecco perché io ce l'ho, non ce l'ho, ma dico in qualche maniera vorrei che il Consiglio Comunale, dassero un segnale più incisivo rispetto a quello che stanno facendo. Tutto qua. Erano nomine politiche, ci mettevano la faccia. Tutto qua, capito? Io non è che ce l'ho con il Consigliere Comunale, perché il Consiglio Comunale, ma perché il Consiglio Comunale è uno strumento che non abbiamo. Volevo ricordare che il Consiglio Comunale, Presidente, volevo ricordare probabilmente questo, che il Consiglio Comunale, l'opposizione principalmente, aveva chiesto le dimissioni per ben 2 volte, ma si sono assunte la responsabilità altri colori politici che ad oggi non sono più con il sindaco Orlando, Presidente. Doveva fare un passo indietro il sindaco Orlando, dovevano fare un passo indietro chi l'ha garantito, chi è poi se ne sono usciti, Presidente, perché se davano le dimissioni del sindaco, non penso che a quest'ora saremmo così, Presidente, non so. Sì, può essere solo, anche saremmo peggio, attenzione. Consigliere Lardi, io sono d'accordo con lei, non so. Penso che potrebbe essere anche peggio. E dirò di più, perché questi non solo, ma hanno fatto un cambio, se ne sono usciti dalla maggioranza, ma sulla carta. Perché poi di fatto non hanno espletato nessuna funzione per dire noi siamo in opposizione. Giusto, consigliere? Non sono né carne, Presidente, non sono né carne né pesce. Non sono stati né carne né pesce. Bravo, è proprio così. Questi l'hanno fatto. Sulla carta, sono passati all'opposizione, ma sui fatti di opposizione non hanno niente. Non hanno fatto niente per dimostrarlo. Sono d'accordo. Perciò quando un'opposizione si vede trattata così, Presidente, ormai già sono stanchi e stufi di questa amministrazione e non aspettano altro che ritornare alle elezioni, Presidente. Questo assolutamente. Ma credo un po' tutti siamo convinti così. Meglio si va al voto, anche se adesso dico andare al votare non che cambi granché, ma questo sarà un passo alla politica, perché la gente è esaustiva e la gente, come dire, Presidente, è tra virgolette, Presidente, scusi se dico questa frase, la gente è schifiata dalla politica veramente e non sappiamo con quali mezzi e quali metodi nelle prossime elezioni dobbiamo andare a chiamare il cittadino per il voto, Presidente. Proprio abbiamo proprio non lo so con quale faccia, veramente, Presidente. Vabbè, ognuno si assume la propria responsabilità di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Purtroppo la gente che vede non ci vogliono proprio. Perché poi la gente fa di tutto un'erba, perché ero Presidente un faccio. C'è chi capisce, ma c'è anche chi fa finta di non capire, Presidente. Purtroppo noi non abbiamo potere decisionale, però ti posso garantire che se noi avessimo avuto un minimo di potere decisionale
all'interno dei propri territori non ci saremmo ridotti così. Io sono convinto. Ma anche la minima fesseria l'avremmo sono provata. Convinto di questo. Anche la minima fesseria l'avremmo mentre provata. Qua ancora, mentre qua ancora io assisto a cose veramente incredibili. I assessori che vanno in vacanza in una città, cioè io dico non ho potere decisionale, quindi non, o ci sono o non ci sono, dico in qualche maniera non cambia grossa cosa, tranne che il fatto di lamentarmi, segnalare e fare le barricate. Però chi ha potere decisionale in questo momento non decide per volontà, quindi decidendo di andarsene, scegliendo di andarsene in vacanza piuttosto che affrontare i problemi della città, questo mi sembra piuttosto grave. Questo è giusto che dice lei, Presidente, però un assessore che rimane in sede, Presidente, e non va in vacanza, mi dico un po' con il sindaco Orlando che cosa cambia. Non cambia nulla, perché ce ne sono stati assessori che volevano lavorare avendo dei mezzi in mano. Presidente. Sì, ma che mandassero allora. Quando un minimo assessore vuole lavorare. Gli assessori che lavorano, non lo so io. Ma in qualche maniera, dico, quel minimo di assessore che vorrebbe lavorare, subito il signor sindaco mette, come si suol dire, il bastone in mezzo ai piedi, Presidente. Perciò, non è proprio così. Come delle pedine. Va bene. Presidente, posso fare un inciso? Prego. Allora, io sono per ora a Campofelice. Grazie della parola, Presidente. Io sono per ora a Campofelice e alla sera assisto a una cosa veramente che mi sento in un altro mondo. Passano prima tutti i compattatori a raccogliere l'immondizia, i rifiuti che ci sono sul lungomare. Manco passano 10 minuti e passa la pulitrice. Però al seguito c'è il sindaco con tutta la giunta che controllano i lavori. Ed è un lavoro fatto bene, certosino, in maniera capillare, bello. Ma in Palermo non viviamo in un altro mondo. Grazie, mi Presidente. Paese. Volevo fare questo inciso per proprio sfogare un pochettino. Io lo so che diciamo le province riescono ad organizzarsi in maniera diversa. I comuni piccoli funzionano, la raccolta differenziata in alcuni paesi, anche in provincia di Palermo, addirittura è del 95%. Immaginate quasi al 100% la raccolta differenziata. Da noi manco siamo al 12%. Una cosa funziona alla grande. Da noi poi si era fatto si stava portando avanti una campagna di sensibilizzazione sotto questo aspetto, però poi si è totalmente abbandonato tutto il progetto, non capisco per quale motivo. Voi per Bello Lampo, perché a quanto pare non riesce a gestire bene quella che è la raccolta differenziata. Non capisco. Va bene, se non ci sono altri interventi, dottoressa Calderone c'è? Collegata? Sì. Dottoressa Calderone, se non ci sono altri interventi, io chiuderei. Leggiamo il verbale da leggere, Presidente. Ah, allora proviamo il verbale, leggiamo il verbale, la proviamo. Allora, il verbale è quello del 27. Prego, luglio 2021. Sì, posso procedere? Sì, prego, prego. L'anno 2021, il giorno 27 del mese di luglio alle 9 si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge 18/2020 ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali Regione Sicilia, nonché della disposizione numero 7/2020 del Presidente del Consiglio e con avviso di convocazione 767590 del 25/6/2021 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il vicepresidente Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone, redige il verbale il collaboratore signora Satega. Il presidente alle 9:39 apre la seduta e procede alla chiamata dell'appello. Risultano presenti Bruschetta, Gulemi, Lardi, Pressere, Quartararo, Rappa e Tarantino. Risultano presenti 7 consiglieri. Verificata la presenza del quorum, il presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Pressere e Tarantino. La nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di un'email pervenuta da parte dell'azienda RAP che comunica che il giorno 28 2021 alle 9:30 interverrà il 28 luglio alle
Interverrà in videoconferenza il direttore generale, dottore Ricauso. Si prosegue con la lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Mendola, angolo con via Filippo Corazza, a firma Prestere. Richiesta pulizia e diserbo in via Fichidindia, quartiere Oreto, a firma Bruschetta. Richiesta urgente di pulizia e disinfestazione nella via interessata dal mercatino rionale di via Oreto, a firma Bruschetta. Chiedo la parola al consigliere Bruschetta che, a riferimento alla sua richiesta riguardo alla pulizia e disinfestazione delle vie interessate dalla presenza del mercatino rionale del sabato in Violeto, comunica di essere stato contattato dai residenti che lamentano accumuli di spazzatura e odori nauseabondi che si sprigionano dopo la chiusura del mercato, forse perché i mercatari che vendono pesce non effettuano una pulizia accurata del luogo che occupano. In questo periodo di pandemia la situazione è diventata più complicata. Più volte ha chiesto alla RAP di lasciare alcuni cassoni nelle vie interessate dal mercatino, dove i mercatari possano a fine mercato conferire il rifiuto e un'alternativa iniziare a fare la raccolta differenziata nei mercati. Si augura che il direttore Ricausi possa dare delucidazione riguardo alla pulizia che viene svolta dalla RAP, specialmente nel periodo di pandemia. Non va bene lasciare la zona del mercato in condizioni invivibili. Auspica che il direttore generale possa dare chiarimenti riguardo questa problematica. Il Presidente dichiara che domani sarà un confronto importante quello con il direttore della RAP e verranno affrontate le problematiche persistenti nel territorio della circoscrizione, prima fra tutte la mancata disinfestazione nelle vie interessate dai mercati regionali. Fortunatamente la RAP a fine mercato svolge le operazioni di pulizia delle vie. Ne esistono mercatari come coloro che vendono pesce che non conferiscono i rifiuti come dovrebbero, non effettuano una pulizia adeguata dei luoghi che occupa, cosa che con le alte temperature di questo periodo ha causato lo sprigionarsi di odori nauseabondi, da qui nascono le pressanti richieste di pulizia e disinfestazione. Verrà chiesto alla RAP di procedere alla pulizia con un'adeguata sanificazione dei luoghi, considerato il periodo della pandemia. Chiede la parola al consigliere Ilardi, che sottolinea che il disservizio da parte della RAP nei mercatini rionali è dovuto all'assenza di controlli da parte degli uffici preposti. Bisognerebbe che a inizio e fine giornata venissero fatti i dovuti controlli, perché dove si svolgono i mercati vige una totale anarchia. Il Presidente sottolinea che la RAP dopo ogni mercato effettua una pulizia, ma non viene mai eseguita una vera bonifica e disinfestazione dei luoghi. Questa problematica è stata riscontrata anche dopo il rallentamento della raccolta dei rifiuti, in quanto sono stati svuotati i cassonetti, ma non si è proceduto ad un'opera di bonifica e disinfestazione degli stessi. Per cui questa è una proposta che il Consiglio avanzerà alla RAP. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che evidenzia che molte richieste presentate dal Consiglio sono rivolte alla RAP. Se si riuscisse a risolvere le criticità, il quartiere avrebbe un'altra immagine. Si spera che non venga ripetuto sempre lo stesso argomento come un disco rotto, ovvero che l'azienda è a corto di uomini e mezzi e risorse. Vuole inoltre aggiornare il Consiglio sull'esito del sopralluogo effettuato con il vicepresidente, il consigliere Lardi, presso la postazione Capinere, dove hanno constatato che l'atto vandalico si è fermato alla colla posta nel lucchetto, mentre all'interno non è stato fatto alcun danno. Si è venuti anche a conoscenza che da alcuni giorni la postazione è senza luce, perché l'impianto che porta la luce alla postazione è collegato con quello della scuola Pirandello ed il contatore è ubicato presso la sede scolastica attualmente chiusa. Nessuno riesce a sapere chi detiene la chiave. Si pensa che si sia che sia saltato il contatore, ma al momento diventa difficile verificarlo, perché non si riesce a entrare in assenza della chiave. Sia la dottoressa Calderone che il dottore Brucato, presente al suo prologo, hanno effettuato molte telefonate per conoscere il detentore delle chiavi, senza alcun esito. Informa che si recherà personalmente all'edilizia scolastica. Il Presidente specifica che si sono recati alla postazione Capinere per esprimere solidarietà ai dipendenti preoccupati per questi episodi. Il problema dell'interruzione della corrente elettrica nella postazione sembrava di facile risoluzione, perché si presumeva che si fosse staccato il contatore, ma è diventato complicato perché non si conosce chi detenga le chiavi. Ringrazio la dottoressa Calderone per aver anticipato i soldi per il lucchetto della postazione. La politica deve battersi per superare questi aspetti burocratici, anche se il Consiglio si è sempre battuto per avere la postazione al territorio, perché la chiusura dell'ufficio rappresenta un impoverimento dell'offerta dei servizi. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che sottolinea che attualmente la postazione Capinere non è messa nelle condizioni di svolgere tutte le attività, effettua solo i cambi di domicilio, ma ben si sa quanto lavoro esista dietro un cambio di residenza con le nuove normative. Chiede la parola al consigliere Tarantino, che rimane allibito di quello che ha sentito, spera
che questo disservizio delle chiavi non si ripeta più. Gli uffici pubblici sono il fiore all'occhiello dell'amministrazione, che dovrebbe valorizzarle e risolvere tutte le anomalie presenti, perché si deve dare ai cittadini la possibilità di usufruire dei servizi. Si passa al secondo punto all'ODG, ovvero approvazione verbale relativa alle sedute precedenti, con la lettura del verbale relativo alla seduta del 14 luglio 2021 approvata alle 10:20 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti e votanti 7, voti favorevoli 7. Il Presidente, esauriti gli argomenti, chiude la seduta alle 10:21. Procediamo all'approvazione per appello nominale? Sì, prego, dottoressa, sì, sempre per appello nominale. Adelfio? Non c'è. C'è. Adelfio? Non risponde, quindi non c'è. Bruschetta? No. Approvo. Gulemi? Favorevole. Ilardi? Favorevole. Prester? Favorevole. Quartararo? Favorevole. Rappa? Favorevole. Sant'Angelo? Approvo. Tarantino? Favorevole. E Terranova? Favorevole. Il verbale è approvato con 9 voti favorevoli. Perfetto. Dottoressa, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, io chiuderei la seduta. Augurando a tutti voi un meritato riposo, ci vediamo al prossimo consiglio. D'accordo, consiglieri? Anche te, Presidente. Buona giornata, buona vacanza. Arrivederci. Buona vacanza. Arrivederci. Buona a tutti.